Benvenuti ad Onda Giallo-Verde, programma di approfondimento sul Volturno, Volturno femminile, come potete vedere dalle nostre ospiti. Serie 1 quest'anno, campionato 2011-2012, il Volturno ritorna in massima serie dopo 3 anni e sportcasertano.it ha voluto dedicare un programma intero al mondo giallo-verde. Ci sarà poi anche tempo di approfondire le tematiche riguardanti la squadra maschile di coach Marco Fusco, ma iniziamo per gradi, iniziamo con le nostre ospiti, partendo da Daria Starace, attaccante del Volturno, calottina numero 4, poi al centro il portiere Alessandra Ventriglia e poi il capitano Serena Masciandaro, calottina numero 10. Allora, possiamo iniziare questa prima puntata, questa puntata pilota di questo nuovo format interamente dedicato al Volturno, parlando di quella che è stata l'ultima giornata, la seconda di campionato. Abbiamo iniziato un po' in ritardo, Volturno che ha ospitato l'Orizzonte Catania, campione d'Italia per 19 volte, il Volturno ricordiamo ne ha 27 di scudetti, quindi in acqua c'erano 26 scudetti sui 27 totali assegnati. Adesso andiamo a guardare le immagini della partita che purtroppo ha visto l'Orizzonte prevalere per 15-9. Il Volturno ci prova, resta in gara praticamente fino alla fine, ma i 2 punti vanno all'Orizzonte. L'atmosfera è quella giusta, con i tifosi ospiti molto calorosi, non meno di quelli locali, e in vasca 26 scudetti, non solo una neopromossa contro le campionesse. Nel primo parziale le gialloverdi chiudono avanti 4-3, in vantaggio però ci vanno le ospiti con Garibotti. Il Volturno piazza il break con la doppietta della distanza di Capitan Masciandaro. Palmieri la imita con l'uomo in più, ma la Starace porta avanti le sue. Di Mario è chirurgica e ancora di più lo è la Masciandaro. Nel secondo periodo Motta è lesta a sfruttare il rimpallo della traversa in superiorità, poi Verde in controfuga fa 5-4 per le ospiti. Roberta Anastasio bagna l'esordio casalingo con una schiacciata in rete proprio nel giorno del suo 21esimo compleanno. La gioia anche dei sostenitori del Volturno dura poco, l'Orizzonte si sveglia all'improvviso e piazza un 3-0 con Verde, Radicchi e Motta. Si va al cambio di vasca sull'8 a 5 per le Etnee. Nel terzo quarto il parziale sorride ancora alle catanesi per 4-2. Di Mari apre le danze sul 5 metri e Aiello doppia le sammaritane. Pellegrino è lesta in contropiede da Corciale, ma poi accade l'episodio che spezza le gambe al team di Napolitano. Un fallo sul portiere Ventriglia, di Palmieri viene letto al contrario. Ventriglia tocca, ma non ferma la conclusione di Tania Di Mario e partita compromessa. Il penalty tocca anche al Volturno per un fallo grave su Giuliani e la francese Guiglié c'entra senza problemi il 6-11. Purtroppo il Volturno a 5 secondi dalla fine del quarto si fa infilare da Verde e la partita in pratica finisce qui. Dopo 1 minuto e mezzo l'Orizzonte resta in vasca in 8, gli arbitri espellono Motta e concedono il penalty al Volturno. Pellegrini realizza la sua prima doppietta stagionale, Aiello esce per limite di falli gravi e Masciandaro segna ancora dalla distanza. Garibotti è bravo a sfruttare la superiorità e la Radicchi a porre il sigillo finale al match. Gialloverdi sconfitte con onore, ma il passivo è stato esagerato. Possiamo invece adesso andare a leggere i risultati della seconda giornata che ha visto la Prorecco battere nettamente la Menarini Fiorentina Waterpolo con il risultato di 10-3, dicevamo Volturno Orizzonte 9-15, Rarinantes Bologna Plebiscito Padova 4-6, Ortigia Mediterranea Imperia 5-10, Firenze Messina 16-10, prima vittoria per l'NG Firenze, neopromossa nel campionato di Serie 1 come il Volturno. La classifica vede a 6 punti Prorecco, Orizzonte Catania, Imperia e Padova. Seguono le due fiorentine appaiate a 3 punti, Firenze e Fiorentina appunto, poi Bologna, Volturno, Ortigia e Messina chiudono con 0 punti. Prossimo turno che poi andremo ad approfondire con le ragazze, ma adesso cominciamo dal capitano Serena Masciandaro, 4 gol nella partita con l'Orizzonte. Come hai visto sia la tua squadra sia gli avversari? Allora, sicuramente noi siamo in netta crescita. Le prime due partite comunque siamo andati ad incontrare la prima e la terza del campionato scorso, quindi sono squadre sicuramente molto competitive. Noi il risultato forse non ci dà tanta ragione, perché 6 gol di scarto rispetto alla partita che abbiamo fatto forse sono un pochino tanti.
È stato bellissimo stare in vantaggio per il primo tempo, vincevamo 4-3, poi di sicuro a un certo punto è subentrata una condizione fisica delle avversarie migliore rispetto alla nostra, ma solo perché abbiamo iniziato da un mese ad allenarci e forse un pochino di esperienza in più. Però credo che la settimana prossima faremo il nostro meglio per ottenere i primi 3 punti della stagione. E ti aspettavi di segnare 4 gol alla squadra campione d'Italia? No, segnare diciamo non è mai stato il mio forte, quindi diciamo più di 2 gol a partita forse non mi è quasi mai capitato. Sabato ero forse in giornata, ero come si dice in palla. La Roma ne hai fatti 3. Ecco, vedi, allora cioè, però ho fatto di meglio allora sabato. E ovviamente sì, forse era una giornata particolarmente in palla e quindi ne ho approfittato. Mi dispiace che non sono serviti per vincere, però abbiamo fatto il nostro meglio. Volevo chiedere invece a Daria, se passate cortesemente il microfono, ormai la tua ex squadra, non ci sono stati dei commenti troppo positivi sugli spalti? Te lo dico perché ero lì a fare le riprese. Tu invece come l'hai vissuta in acqua questa partita? Abbiamo visto che ti hanno marcato anche abbastanza stretta e ti hanno penalizzato forse pure un po' gli arbitri con parecchi controfalli. Io in acqua l'ho vista abbastanza bene, cioè ho dovuto comunque cambiare varie posizioni, prima ho giocato a 1, poi ho giocato a 4, quindi comunque abituarsi a questi cambi non è facile. Però io l'ho vista bene, ho avuto un po' di sfortuna perché purtroppo ci sta questo sport. Ho tirato 2-3 palombe, sono andate fuori. Di poco, tra l'altro. Di poco, diciamo. Poi, quindi non è che ho fatto un gol solo, però li hanno fatti gli altri, ha segnato Serena. A me non interessa. Create comunque spazi per le altre compagne, questo penso che sia una caratteristica del Volturno. Sicuramente sarà così sempre, perché verranno a marcare me invece, quelle che hanno un nome, perché poi alla fine ti fai un nome, però può darsi pure che le altre sono più forti, ti vengono a mancare e quelle altre sono sole, quindi Serena ha approfittato. Mentre invece ad Alessandra vogliamo chiedere questo impatto con la Serie 1 dopo, da primo portiere quest'anno, come è stato? Abbiamo visto che comunque hai difeso la porta in maniera egregia, possiamo dire così, e penso che sei soddisfatta di questo avvio. Essere soddisfatta, sono soddisfatta, però comunque la fine della partita non è stata comunque positiva. Però parare dei tiri comunque di ragazze di Serie 1, comunque sabato campionesse d'Italia, per me è una grande soddisfazione perché pensavo che non ce la potessi fare, invece ho fatto hai parato quasi l'impossibile, sì, diciamo. Infatti. Poi quello che non si poteva parare veramente, però purtroppo. Vabbè, quello che riesco a fare io lo faccio. Hai quasi anche parato un rigore a Tania Di Mario, che quella non è cosa facile. Quella è stata una soddisfazione. Quasi parata. Però. Quasi parata, però già è tanto che l'avevo toccata. Comunque è la prima volta che vedo ragazze di A1, gioco con loro e spero di crescere e di andare sempre più avanti. Perché no, sicuramente non mi fermerò qui. Ce lo auguriamo anche noi. Siccome non vedete il mister Napolitano è comunque con noi, ci andiamo a vedere l'intervista che ci ha rilasciato a fine gara con l'Orizzonte. Allora, mister Napolitano, un Volturno che ha giocato comunque alla pari per quasi 2 tempi con le campionesse d'Italia, poi forse un po' di concentrazione è venuta meno, un po' di stanchezza, ma comunque una buona prestazione nonostante i 5 gol di scarto, 6 gol di scarto. Sì, sicuramente abbiamo, credo, fatto un'ottima gara, anche qualche miglioramento rispetto alla partita di sabato a Padova. Giocavamo comunque con la squadra campione d'Italia, non è che giocavamo con l'ultima arrivata. È chiaro che non perdonano niente, abbiamo prodotto come al solito tanto, però sono soddisfatto della gara delle ragazze. Soddisfatto delle ragazze, forse un po' meno dell'arbitraggio, possiamo dire, un rigore inventato e poi 13 controfalli sul centro boa, non è che sono pochi. No, ma credo che abbiano arbitrato, comunque hanno utilizzato lo stesso metro di valutazione, quindi non è questo il problema. Il problema è che noi dobbiamo migliorare ancora un po' sotto l'aspetto dell'esperienza. Alcune ragazze forse si affacciano veramente per la prima volta in una categoria così elevata. E credo che il problema non sia l'arbitraggio, il problema è la differenza di una squadra che ha vinto lo scudetto l'anno scorso e noi eravamo in A2, cioè non è, questa è la differenza. Mentre invece il prossimo impegno contro il Messina dovrebbe essere un poco più agevole, almeno sulla carta. Il Volturno ha fatto un passo in avanti rispetto al Padova oppure no?
Sicuramente sì, abbiamo fatto un passo in avanti e la partita di Messina l'affronteremo come tutte le partite di questo campionato, essendo una top 10 noi siamo costretti a giocarcela sempre per vincere. Messina sarà sicuramente l'opportunità per fare punti, andremo con la stessa concentrazione sperando di eliminare quegli errori che abbiamo fatto oggi. Sperando anche che l'influenza o gli acciacchi comincino un poco a girare altrove. Vabbè, ci tocca ogni anno, è cominciato presto, speriamo di non averli poi nel prossimo futuro, quindi. Ma anche questo fa parte sempre del gioco, nel senso che ci sono gli infortuni, le squalifiche, gli acciacchi. Io ti devo ripeto, sono molto molto soddisfatto delle ragazze, in particolare della prestazione di Luisa, di Guillet, che è veramente di alto livello. Adesso invece andiamo a vedere quale sarà il prossimo turno del campionato di Serie A1 femminile, giunto alla terza giornata. Ci saranno vari scontri molto interessanti in questa top 10 in rosa, partendo dal derby di Firenze tra Fiorentina e Firenze Pallanuoto. Come possiamo vedere anche dalla grafica preparata dal nostro regista Armando Serpe, il Volturno invece farà visita al Messina e di questo parleremo da qui a pochi minuti. Derby ligure molto interessante tra l'Imperia di Casanova e Stibber, con il Dream Team allestito quest'anno in Liguria, cioè la Prorecco ex Rapallo, delle due ex volturnine, ondine o spartane che dir si voglia, De Benigno e soprattutto Simone Abate, poi Ortigia-Bologna, che è uno scontro che sta di salvezza già alla seconda giornata, anche se tutte e due le squadre hanno comunque la possibilità di fare bene, e poi c'è un incontro di una sfida al vertice del campionato tra Orizzonte e Plebiscito Padova, la prima e la terza dello scorso campionato. Vedremo come andrà a finire. Ripeto, è una terza giornata molto interessante, forse l'avvio di queste giornate penalizza un po' troppo le neopromosse, però voglio sapere anche il parere, partendo da Daria questa volta. Scusa Serena se ti faccio fare la microfonina. Secondo te è un po' penalizzante questo avvio, anche perché abbiamo sentito il presidente ieri ha detto in pratica se l'Orizzonte fosse venuto a Santa Maria un po' più in là sarebbe stata un'altra partita. Beh, incontrare l'Orizzonte è sempre l'Orizzonte, quindi non cambia. Comunque di regola è così, le neopromosse devono, diciamo, prendere le più forti, perché è un è giusto così, forse ma da parte nostra secondo me è meglio così, abbiamo avuto un impatto buono alla fine, perché con la prima e la terza abbiamo fatto un ottimo risultato. Vedremo al ritorno, perché al ritorno saremo più allenate, saremo più amalgamate, più pronte, e quindi il Padova e l'Orizzonte dovranno passare di nuovo sotto le nostre grinfie. Mentre invece a Serena ed Alessandra voglio chiedere poi come si aspettano questa trasferta in Sicilia contro una delle squadre forse più deboli, o forse diciamo così abbordabili, anche perché squadre scarse proprio non ce ne sono quest'anno in Serie A. Come vedete questa trasferta e soprattutto a che punto siete con la preparazione? Allora, sicuramente il fatto di partecipare a un campionato di Serie A1 con solo 10 squadre, quindi è una top 10, le migliori 10 di tutta Italia, presuppone che non ci sia una squadra proprio debole dove vai e vinci in tranquillità. Sicuramente ci stiamo allenando, perché sappiamo che adesso c'è bisogno di vincere, ovviamente dobbiamo portare 3 punti a casa. Andiamo comunque a giocare in un campo, diciamo, andiamo comunque fuori casa, e è una squadra giovane, c'è una straniera Buica che sicuramente è quella da marcare stretta, voglio dire evitare che faccia troppo il suo gioco, però penso che più che pensare agli avversari dovremo concentrarci sui nostri punti di forza, che ne sono tanti, perché come diceva prima Daria, chi legge la nostra formazione ovviamente legge i nomi di Starace, Valcà e Giuliani, al resto quasi non ci conosce, voglio dire siamo dei volti nuovi alla Serie A1 e di sicuro possiamo e dobbiamo dire la nostra. Alessandro, invece tu
cosa ne pensi di questa, soprattutto del vostro stato di preparazione attuale? Sicuramente il nostro stato di preparazione è che ognuno deve lavorare sui propri punti deboli, ognuno sa cosa deve fare per migliorare e sicuramente sabato sarà, comunque sono partite con persone e con squadre per me nuove, quindi per me è tutto un punto interrogativo, anche se so cosa devo migliorare, so cosa devo pensare durante la partita. Invece Daria, come giudichi questa squadra, il Volturno soprattutto, e quali margini di miglioramento per te può avere? Quanti soprattutto? Secondo me noi siamo sul 40-45%, sia come preparazione fisica, sia come gioco, perché purtroppo... Sì. Perché purtroppo giochiamo poco, giocare una volta a settimana e giocare tra di noi non rende tanto, dovresti confrontarti con qualcuno più forte che ti mette le mani addosso, che non è la tua amica, che dice ah, non ti tocco perché sennò ti faccio male. Cioè, avere... Il problema però è che la squadra più vicina di Serie 1 sta a 500 km, quindi... Purtroppo è una cosa che ci penalizza. E poi il Messina io diciamo lo conosco perché comunque sono sempre bene o male... le stesse, so che c'è il portiere della Roma Sabatini, sì sarà pure forte però non niente di che, e poi c'è Buica, quella che però, fa tutto. Però la sorpresa di questo Messina è la d'Agata, 4 gol la Mancina. La Mancina esattamente, poi ma ci sono è altre molto particolare, sì, non forse è che... costante in queste due partite ma non proprio nell'arco del campionato. Sì. Quindi avvertiamo anche Alessandra che però sulle palombe è andata abbastanza bene contro l'Orizzonte, quindi penso che andrà bene anche a Messina. Poi ci sono due giocatrici che hanno rischiato tra virgolette di essere vostre compagne di squadra, cioè Ferotti e Arangio, che l'anno scorso sono state ad un passo dall'accettare la proposta del Volturno, poi come sappiamo sono arrivate Giuliani, Ciampichetti e Valcai proprio all'ultimo respiro. Restando in tema di nuovi acquisti, questa Guillet come la vedete? È onnipresente in vasca? Allora, secondo me è molto completa, quello che manca forse è segnare, però alla fine come dici non conta, io la vedo ovunque, cioè lei è onnipresente in difesa, in attacco, non finalizza, però forse perché ancora non ha capito come deve fare, però secondo me è una delle migliori. Salvatore Napolitano diceva meglio non far finalizzare Luis perché ha una grande nuotata, quindi può tornare in caso di contropiede, però i gol li fa fare, ti trovi d'accordo? Invece Alessandro, invece le altre due compagne di squadra, cioè Roberta Anastasio e Teresa Ciccariello, come le hai viste in acqua? Cioè, già si sono ambientate nel gruppo, poi casomai lo chiederemo anche a loro nelle prossime puntate, però anche una tua opinione. Ad essere ambientate, sono ambientate abbastanza bene, ma perché noi siamo già un gruppo molto solido, quindi qualsiasi persona arriva nuova tra di noi viene accolta abbastanza bene. In acqua no, le vedo che hanno voglia, comunque sono anche brave, cioè Ciccariello viene dal Serapo e Anastasio ha già fatto un anno in A1, quindi più o meno si sanno muovere, per me sono delle buone atlete. Mentre invece Serena si parlava di gruppo unito vincente, cosa può significare a livello psicologico aver perso due partite dopo tanto tempo? Ricordiamo che in 33 gare ne avete vinte 30, quindi voglio dire è un gruppo vincente, sì, però in categoria inferiore, l'impatto come sarà invece nelle prossime partite a livello psicologico? Allora sicuramente veniamo da una scia positiva, nel senso che dopo due anni di vittorie iniziare con due sconfitte forse non è il massimo, però siamo consapevoli, come diceva anche prima Daria, che le sconfitte sono venute comunque con due ottime squadre. E non penso che abbiamo sfigurato perché comunque abbiamo perso con una di 4 e con l'Orizzonte di 6 gol, voglio dire, quindi non è stata una sconfitta proprio netta. O comunque con l'Orizzonte di solito le partite finivano prima di iniziare, invece abbiamo cercato comunque di giocarcela fino alla fine.
quindi sicuramente è una mentalità che andremo pure acquisendo durante il corso del campionato. Appena inizieranno ad arrivare le prime vittorie, tutto andrà meglio. Ricordo però una finale, una semifinale in cui tu eri in acqua con l'Orizzonte, molto tirata, mi pare, comunque di 2-3 gol massimo avete perso nel 2006, quando poi dopo tanti e tanti anni il Volturno ritornò in Coppa Len dalla porta principale. Pure quella è stata una bellissima emozione, non so se c'era Daria. Io giocavo di là. Daria giocava sì. E io ero, diciamo, ai inizi, nel senso che giocavo ancora poco tempo a partita, però fu un onore partecipare. Alessandra invece era ancora piccolina. Sì. Stavo ancora sì. Bene, adesso invece ci andiamo a guardare la classifica delle marcatrici, che è dominata in pratica dalla Prorecco nelle prime due posizioni, Bianconi 9 gol, Chistelechi, che forse è stata la più continua in queste due partite, 4 gol a partita, ad 8, poi c'è la Garibotti dell'Orizzonte a 7, Casanova e Livia Fantasia del Firenze a 6, poi troviamo Serena Masciandaro in buona compagnia con me, Mercedes Stiber, la Barzon, Anico Pelle, Tania Di Mario e Allegra Lapi, quindi voglio dire, Serena, sì, ma non abituatevi, perché non voglio dire che è un caso, perché poi sennò uno va a sminuire quello che fa, però cioè, semplicemente ho sfruttato delle occasioni che le mie amiche ovviamente si attirano gli avversari, è giusto che tiri chi ne ha di meno addosso anziché che chi ne ha due o tre addosso, quindi ovviamente è un onore stare tra tutti questi nomi, mi sento un pochino a disagio, però è bello. Invece, parlando un po', analizzando il rapporto che c'è tra gol fatti e gol subiti, 18 fatti, che non sono pochi per una neopromossa, vabbè, a parte il Firenze ne ha segnato 26, ma forse ha avuto dei turni un poco più agevoli, 28 subiti, quindi comunque siete un po' fuori media rispetto agli ultimi anni, ma non neanche tanto, perché poi comunque si è segnato veramente molto in queste prime due giornate, ricordiamo 195 reti, la media di 19,5 gol a partita. Vabbè, l'anno scorso avevamo c'erano dei risultati allucinanti, perché comunque abbiamo mantenuto per due anni questa caratteristica di avere un attacco fortissimo e comunque era difficile prendere tanti gol, un po' anche per gli avversari. Quest'anno ovviamente non è che si può lavorare al 100% in attacco, uno perché il gioco è comunque molto più veloce, quindi si fanno cambi in continuazione. E poi anche perché gli avversari sono diversi dall'anno scorso, quindi il gol te lo fanno casomai più facilmente, non dobbiamo essere molto attenti. E siccome lo fanno più facilmente, quali sono i consigli che puoi dare, Alessandra, alle tue compagne che ti devono comunque difendere? Vabbè, purtroppo ogni azione ha sì, quindi sappiamo che tu bani meglio forse senza interferenze. Vabbè, questo sì, però la difesa aiuta. A volte aiuta, a volte no. Però quello di Serena qualche volta. Vabbè, l'anno scorso comunque la serie è cambiata, ci vuole un po' di più difesa, soprattutto sul corto. E no, spero solo che, come ho detto prima, ci sono dei punti deboli di ognuno di noi e dobbiamo lavorare su questo, soprattutto sulla difesa, perché a volte resto spaziata io sola davanti. Sì, anche perché trovarsi poi in uno contro uno con un nome importante, poi proprio persone di a uno non è facile. Esatto. Invece Daria, questo Volturno che ha tanti, può fare tanti cambi tattici, ti abbiamo visto a uno come dicevi prima, poi a quattro la stessa cosa, Serena si è trovata anche a giocare a due, anche se solo per questioni di capovolgimento di fronte. Come può gestire invece il Volturno questa imprevedibilità? Bravo, hai detto bene, proprio siamo imprevedibili, perché comunque possiamo, tutte noi, Salvatore ci dice che possiamo giocare ovunque, che non abbiamo il posto fisso, a parte Alessandra, che quella è casa sua, lei la deve proteggere, purtroppo però a volte lei arrivano anche da soli davanti alla porta, a quello non può fare niente, quindi dobbiamo essere noi che la dobbiamo aiutare. Infatti abbiamo visto un po' di controfughe, parecchie controfughe tra la prima partita e anche quella con l'Orizzonte. La prima partita è successo proprio che eravamo proprio spaesate, io proprio ho avuto 8-9 controfalli su
palla a me in attacco, io volevo prendere fallo e davano controfallo e quindi subito di conseguenza prendevamo questi contropiedi. E sabato pure, no, diciamo che non riusciamo a prendere il tempo, prendiamo sempre questi contropiedi ma solo per una questione di tempo, perché comunque il nuoto non sarà elevatissimo, però ci sta, non è che siamo scarsone a nuotare, giustamente. Mentre invece a Serena volevo chiedere, l'unica questione di questo doppio arbitro che per la prima volta fa capolino nella massima serie femminile a creare qualche problema in più, abbiamo visto anche comunque tra la Zappatore e Alfi nell'ultima partita qualche decisione discordante, poi si uniformavano casomai guardandosi tra di loro, abbiamo visto anche molti falli in attacco del Volturno, alcuni non ce n'erano, tipo poi dopo ci La qui presente Alessandra ci farà capire cosa ha subito dalla Palmieri. Sì, che caso emblematico veramente. Sicuramente il fatto di avere due arbitri in un certo senso può condizionare un po' il gioco, comunque sono molte di più le cose che vengono viste. Casomai un arbitro da solo vede solo dove sta la palla, tante altre cose non le vede. Però giustamente ci aspettavamo, forse tutti questi controfalli non ce li aspettavamo perché non siamo poi così fallose, anzi la gente ci passa addosso. Sì, perché poi anche fisicamente, voglio dire, tutte queste avversarie, giustamente tutte palestra, ragazze che almeno le prime due squadre abbiamo incontrato fino ad ora, tutte nazionali, quasi tutte nazionali, a vari livelli, non sono quasi mai fermate, quindi ovviamente fisicamente... Partendo da te adesso, pronostico secco, vittoria o sconfitta, dovete rispondere, la prossima partita abbiamo sentito il presidente che diceva dovete vincere necessariamente. Altrimenti torniamo a piedi, se torniamo, no, comunque... Vi sopprime, giustamente. Vittoria. Vittoria, Alessandro. Vittoria. Sicuro? Sicurissimo. È normale, vittoria. Anche perché... dopo tanti anni, penso siano 4 e qualcosa, che il Volturno non vince in Serie A, ci servirebbe, no? Servirebbe anche per tirare un po' sul morale, per venire a fare allenamento con più voglia o più determinazione. Comunque una sconfitta fa male, anche se pensi che quelle sono più forti, però fa male. Quindi una vittoria ci vuole. Anche se è pur vero che quest'anno il Volturno se la giocherà quasi alla pari o alla pari con tutte le squadre e quindi finalmente si vedrà un po' di pallanuoto ad alto livello a Santa Maria dopo tanti anni. Noi ci salutiamo per questo primo appuntamento, Onda Giallo-Verde finisce qui, ci incontreremo mercoledì prossimo, la prima puntata, però tutte le trasmissioni le potete trovare su Sport Casertano TV, resteranno lì, quindi la nostra TV on demand sarà tutta per voi, quando volete potete guardarvi queste trasmissioni. Un saluto ad Armando Serpe che è in regia, un saluto a Daria, ad Alessandra e a Serena e speriamo che il Volturno possa vincere la prossima partita con il Messina. Da Marco Falco è tutto, arrivederci.